Ragazzi, siamo arrivati alla frutta. Ormai si vendono anche i profumi al sapore di vagina. Di che cosa sto parlando? Non so se ti è capitato di guardare un po' le ultime news, ma Gwyneth Paltrow ha lanciato su un e-commerce, ha fatto sold out di una candela che sa della sua vagina, quindi ha il profumo della sua vagina. Ora, tralasciando il fatto che questa candela abbia fatto sold out, e su questo ovviamente possiamo farci molte domande, o su questo molti potrebbero dire: Mick, ma ti credo, sai quanti pervertiti ci sono? Quello che dobbiamo tenere in considerazione è come è possibile oggi, nel mondo di oggi, riuscire a vendere una cosa del genere utilizzando un messaggio che è completamente controverso rispetto alla maggior parte dei messaggi che vengono magari esposti dai leader di categoria dove magari un prodotto stesso è stato lanciato, in questo caso magari le candele. Ora prova a immaginare, no? Yankee Candle ci ha abituato ad avere candele buonissime con profumi pazzeschi, e questo di fatto è una cosa buona, no? È una cosa buona sia per Yankee Candle sia per tutti coloro che si inseriscono all'interno di quel mercato utilizzando un gancio che crea controversia. Credo che sia nata così: uno del suo staff gli ha fatto sentire un po' l'odore, il profumo di una candela, e gli ha detto: ma guarda, sai che sa di vagina? E allora, boom, da lì è nato tutto questo messaggio dove si dice che questa candela abbia il profumo di vagina di Gwyneth Paltrow. In realtà non ha il profumo della vagina di Gwyneth Paltrow, anche se molti di voi magari si vanno a comprare quella candela, maialoni, pensando che sia così. In realtà lei, ovviamente, quello che ha detto è: sa di vagina pulita, ovviamente. Ora, che cosa ci può insegnare questo in termini di business? Allora, prendiamola in termini di business, in termini di marketing, in termini di informazioni che si collegano al marketing. Oggi, in un mondo dove le persone non hanno più attenzione, in un mondo dove è difficile catturare l'attenzione delle persone, il vero segreto per riuscire a fermare gli occhi delle persone da tutti quegli scroll che fanno ogni singolo giorno è creare controversia, o comunque dire qualcosa che vada fuori dal coro. Prova a pensarci: se avessero detto la candela di Gwyneth Paltrow, non avrebbe fatto nessuno scalpore. Ah, vabbè, ok, l'ennesima attrice che tenta di fare qualcosa, l'ennesima attrice che tenta di lanciare un profumo. Avendo invece trovato un messaggio completamente differenziante, ma soprattutto completamente polarizzante, quello che è successo è che tutti ne hanno parlato, indipendentemente da chi poi è corso a comprarlo sull'e-commerce o è corso a parlarne male con amici e parenti. Perché questa è la cosa che dovete tenere in considerazione, la cosa che devi tenere in considerazione, che non ha alcuna importanza il modo in cui le persone parlano di questo prodotto, di questo servizio, o del modo con cui questo prodotto, questo servizio è veicolato. Quello che è veramente importante è che se ne parli. È un po' lo stesso identico discorso, magari poi ci faccio un video, anzi dimmi qua se vuoi, ci faccio un video di Checco Zalone. Qualche giorno fa sono andato a vedere il film di Checco Zalone, Tolo Tolo, e che è stato molto attaccato, è stato attaccato in maniera impressionante prima ancora dell'uscita del libro. Perché? Perché è uscito con un trailer che di fatto, come a sua detta, e posso confermarti, non c'entra assolutamente nulla poi con la tematica del film. Perché? Perché all'interno di questo trailer gli davano del razzista, ok? Perché tutti lo vedevano, la maggior parte delle persone, quelle magari poco intelligenti, lo vedevano come un razzista nei confronti di tutti gli immigrati. In realtà poi il film è incentrato proprio per proteggere questa categoria, tutt'altro rispetto a quello che magari le persone o l'italiano medio ha inteso durante il trailer. Questo che cosa ci fa capire? Anche qua, che in questo caso Checco Zalone è stato intelligente a uscire fuori dalla folla, a creare un messaggio polarizzante per far sì che le persone ne parlassero, punto. E questo gli ha portato solamente nel primo giorno 9 milioni di euro di incassi, e ad oggi credo che sia vicino ai 60 milioni, insomma probabilmente non supererà Quo Vado, ma sicuramente avrà un grande impatto all'interno della filmografia italiana, per quanto poi Checco non nasca come attore. Quindi questo ci fa capire che se capiamo veramente come oggi funziona il mondo e come possiamo interrompere l'attenzione delle persone, tutto accade. Come è stato per Gwyneth Paltrow per la sua candela al profumo di vagina, o per Checco Zalone con Tolo Tolo, pubblicizzato con un trailer che ha completamente polarizzato l'attenzione, allora anche tu, dal mio punto di vista, dovresti metterti nelle condizioni di chiederti: qual è il modo migliore
o qual è il modo che può fare più casino di tutti gli altri con cui io posso promuovere il mio servizio, il mio messaggio per far sì che venga ascoltato. Perché il segreto è questo, ragazzi: far sì che le persone ci dedichino almeno 5 secondi. Se cominciano a dedicarci almeno i primi 5 secondi, allora quello che abbiamo fatto è aprire una finestra di opportunità dove, se poi saremo bravi a continuare a sorreggere questo messaggio con un buon prodotto e con un buon marketing, allora potremo ottenere sicuramente un grande risultato. Fammi sapere se sai, se hai comprato questa candela al profumo di vagina, e sono proprio curioso di questo, ma anche qualora non l'avessi fatto, fammi sapere che cosa ne pensi in merito a questo strambo modo ormai di fare